Che fai? Anche in questo faccio schifo. No, aspetta. Gwen, ehi, per piacere. Vieni un attimo qui. Che c'è? A che pensavi? Quando hai tirato la palla, a che pensavi? Non lo so, ai riti d'accoppiamento delle formiche. A che dovevo pensare? A quei segni là sopra? Il materasso. Pensavi a colpire il materasso. Chiaro. Beh, guarda, ti sembrerà strano, ma è la cosa più sbagliata. No, pensa. Se hai in testa solo la zona di strike, ti diventa in un attimo piccola come una nocciolina e pensi... Pensi, cavolo, come faccio a colpire quel puntino? E così ti freghi automaticamente. La zona di strike, l'arbitro, il conteggio, il battitore, tutto questo te lo devi scordare. Devi pensare alle cose semplici. Capisci? Quelle che dipendono da te. La posizione del corpo, l'equilibrio, il momento e la direzione del lancio. Devi pensare a queste cose semplici. Solo a queste cose semplici. Capito? Perché una volta che hai lasciato andare la palla, stop, fine. Hai detto la tua, quello che succede laggiù sono affari di qualcun altro. Voglio che provi adesso. Non voglio provare. Vai, sono curioso, forza. Non voglio. Non devi fare niente, voglio vedere come la tieni. Avanti, non stringerla, non stringerla. Guardala, guardala. Tienila come se fosse un uovo. Sciolta, rilassata, capito? Aspetta, fammi vedere da laggiù. Voglio andare a vedere da laggiù. Allora, devi tirarla qua giù, libera e sciolta. Punta il dito sinistro su di me. Voglio che la tiri dove stai puntando. È andata meglio. Hai preso le palle al battitore, certo, e l'altra squadra ti farà un culo così, ma è andata meglio. Riprova. Attenta. Devi provare di nuovo, ma stavolta con gli occhi chiusi. Che? Tu chiudi gli occhi. Questa è strana. Vai, spara. Adesso sì. Questo è uno strike, non ci piove. Sì. Sei dotata.